bisogna assolutamente completare questi lavori per rilanciare ancora di più questa vocazione turistica che la città deve riscoprire, perché questa produce ricchezza e lavoro per i giovani. Occhiuto dunque torna al suo posto schiacciando letteralmente l'avversario Guccione, che ha ottenuto il 19,8% delle preferenze. Una sconfitta dura per il PD cosentino, e per questo il segretario regionale Ernesto Magorno ha annunciato una rifondazione politica e organizzativa del PD cosentino e ha proposto di affidare a Guccione il compito di organizzare il congresso straordinario del partito per attivare un confronto con le diverse componenti sociali. Ed in chiusura riprendono i lavori di adeguamento della strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi per la realizzazione del nuovo collegamento Firmo-Sibari, a seguito della consegna dei lavori effettuata da ANAS in favore di una nuova impresa padovana, a causa dei gravi ritardi nell'esecuzione dell'intervento da parte della precedente impresa. Il nuovo tracciato consentirà il collegamento tra l'autostrada, lo svincolo di Firmo dell'A3 e la nuova strada statale 106 Ionica, e i territori comunali interessati dalla realizzazione dei lavori saranno Saracena, Castrovillari, Cassano allo Ionio e Spezzano Albanese. Ma prima di chiudere ci colleghiamo con Edoardo Maruca e Marianna Natale, che si trovano in un bellissimo istituto scolastico Lipsia di Acri per l'iniziativa di RLB Radioattiva a scuola di radio. Eccoci, siamo in collegamento da Acri, siamo collegati con questa bellissima scuola. Questo è un istituto moderno, è un istituto anche molto grande, ci saranno centinaia di ragazzi, ieri sera mi dicevano 650, una cosa enorme davvero, ed è l'Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato, oltre che l'IT, Istituto Tecnico Industriale Sanitario e Ambientale. Ci sono tantissime cose in questa scuola, c'è davvero di tutto. E da dire che ci sono tantissimi ragazzi e anche abbiamo chiaramente il corpo docente. Inizierei a conoscere bene questo istituto partendo dal preside, che è Giuseppe Lupinacci, ed è il primo anno che è intervenuto in questo istituto. È una nuova esperienza, preside, penso che sia anche abbastanza gravosa, visto che ci sono centinaia di ragazzi, tantissimi docenti, ma soprattutto un impegno così variegato. Vi è più che mi spiegava poco prima il preside Lupinacci che dal prossimo anno ci sarà anche l'istituto alberghiero, quindi sarà una cosa ancora più difficile. Le do la parola. Buongiorno, un saluto caloroso a tutti e agli ascoltatori in particolare. Questa scuola è percepita e conosciuta come il professionale di Acri. In realtà è già stato detto che si tratta di un istituto molto articolato, professionale industriale, dall'anno prossimo alberghiero. Tra l'altro professionale con le articolazioni meccanico ed elettrico, invece liti, sanitario e ambientale. E l'alberghiero sarà una novità in assoluto molto importante per il territorio di Acri. È stato voluto un po' da tutti, insomma, voluto dai docenti, voluto dalla popolazione di Acri, perché siamo in un territorio molto attento rispetto a questa materia. È stato già detto che abbiamo una scuola molto complessa. Per l'intanto un edificio splendido, perché sì, è nuovo. È abbastanza grande. È grande, tenuto bene, tenuto benissimo direi. È nuovo e quello ovviamente influisce tanto, perché è stato costruito con razionalità e in funzione proprio di edificio scolastico secondo le tecniche più moderne, secondo gli standard previsti per... Plurifunzionale anche, sì. No? Visto comunque le varie branche che avete all'interno della struttura. Ecco, mi parlava di laboratori, sì. Mi parlava di che vanno dalla meccanica all'informatica, insomma c'è veramente... Laboratori moderni acquistati con i finanziamenti europei che ci consentono di fare le sperimentazioni più varie. Alcuni sono addirittura ancora in fase di completamento. Comunque abbiamo tecnologie all'avanguardia, tecnologie che vengono aggiornate costantemente, perché la progettazione qui è costante, certo. Ed è in linea con quello che sta avvenendo nelle trasformazioni che interessano la scuola, certo. E noi siamo sempre presenti, insomma. Ottimo, ottimo, grazie mille Presidente. Naturalmente queste tecnologie e questi laboratori, di cui dopo magari ci parlerà, sì, anche approfondiamo meglio, con i ragazzi, volentieri. La cosa importante è parlarne con gli alunni, perché poi sono loro i veri fruitori, ecco. Assolutamente. Gli alunni è una nostra ambizione, anche quella di riuscire prima o poi ad aprire le nostre risorse anche al territorio, perché abbiamo delle tecnologie che possono essere utili non solo a livello, come dire, didattico, ma a livello anche
professionale più impegnativo. Lo approfondiremo a breve. Allora, qui abbiamo in questa aula abbiamo intanto sì. I responsabili di questo bello progetto. Faccio un giro, Edoardo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sentiamo che bella voce e anche che bella signora. Insomma, che non questa... sono, confermo. Peccato per chi non può vedere. Dal Facebook questo pomeriggio è la professoressa Bianca Giorno, che è una professoressa, leggo, di biologia. Ed è anche quindi professoressa del corso di studi di quale di queste scuole? Allora, in questo dell'Istituto Tecnico Industriale, sì. Settore sanitario e settore ambientale, questi due settori che nel nostro istituto diciamo che sono nati da poco, però il settore chimico c'è da moltissimi anni, quindi è ben radicato nell'istituto. Allora, tra qualche minuto approfondiremo meglio. Dietro di lei, sì, dietro di lei invece il professore Mascaro. Prego, professore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, io sono il professor Mascaro, insegno chimica in questo istituto. Mi ritengo un veterano della scuola perché ormai sono circa 25 anni che sono in questo istituto, quindi si può dire che sono... Ha dato l'anima a questo istituto. Esatto. Si dice Benedica, va bene. Allora, al termine della prossima canzone, sto per darti la linea, Maria Rosaria, incontreremo poi dopo i ragazzi di questo istituto e ci spiegheranno per bene appunto le peculiarità e tutte le caratteristiche dei vari corsi di formazione. A te la linea, grazie, tra qualche minuto. RLB Radioattiva. 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 Allora, lo so che mi devo collegare con l'Istituto Ipsia di Acri. Qualcuno ha detto ti sento con la voce strana. Sarà che mi sono praticamente mi sono ritrovata sui banchi. Non venire in questi giorni a Cosenza perché è una calandra pazzesca, è una cappa infame, vigliacca. Da qualche giorno a questa parte abbiamo poi dopo questo tipico caldo umido della Valle del Grado. Ma qui si sta benissimo, Edoardo, nel pieno qui verde. Si sta bene. Allora, abbiamo conosciuto poco fa il preside dell'istituto, il professor Rupinacci, poi la professoressa Bianca Giorno, che è un po' la responsabile di questo progetto, il professor Intrieri, lo stiamo per conoscere, eccolo qui, è docente di ingegneria meccanica ed è quindi parte integrante della formazione dell'industriale. Mi aiuti a capire meglio, per piacere. Sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti, gli ascoltatori, a tutti quanti qui presenti nello studio, allestito questa volta negli SPCIT di Acri. Niente, mi presento, sono un ingegnere Intrieri, insegno da questa scuola da ormai da 5-6 anni e sono, oltre che collaboratore del preside Rupinacci, anche il responsabile dell'alternanza scuola-lavoro. E su questo voglio spendermi un attimino perché dovrebbe essere il nostro forte come scuola, diciamo, professionale industriale. Voi pensate che oggi abbiamo sguinzagliati circa 100 ragazzi in 60-70 aziende, non solo di Acri ma di tutto il territorio, anche Bisignano, Luzzi, San Sofia e tutto, diciamo, il comprensorio. I limitrofi. Intorno ad Acri, esattamente, esattamente. E niente, siamo stati la settimana scorsa, siamo tornati sabato a fare 40 ore di alternanza scuola-lavoro a Rimini, nelle province Rimini, Forlì e Cesena, sui droni, che è un mondo ancora del tutto inesplorato. I ragazzi sono stati contentissimi, abbiamo fatto un'esperienza veramente eccezionale, insomma non ripetibile, e noi da ripetere ovviamente magari il prossimo anno. Assolutamente, infatti adesso ne parleremo anche con i ragazzi di questo, Edoardo. Allora, adesso ci spostiamo proprio sui ragazzi. Mariana, chi ci presenta? Sì, allora io ho qui in prima battuta, sono bellissime, allora Chiara e Giulia, loro ci parlano di quello che è l'esperimento, più che altro le prove che fanno all'interno del laboratorio per quanto riguarda il propoli o la propoli. Allora, buongiorno, la propoli è una resina che le api raccolgono dalle gemme e le cortecce di alberi e che successivamente lavorano grazie alle loro secrezioni digestive, aggiungendo enzimi, cera e polline. I contenuti della propoli sono resina, cera, acidi grassi, oli essenziali, minerali, vitamine. I benefici per quanto riguarda l'uomo: rafforza l'azione degli antibiotici, antibatterico, antinfiammatorio, antiossidante e antitumorale. Ci ricordi il tuo nome? E Chiara. Chiara, di quale classe fai parte tu? E della quinta B... per quanto riguarda i liti. Ok, grazie Chiara. E io di vicino qui a Chiara o Giulia. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Tu cosa ci racconti sulla propoli? La sperimentazione in laboratorio. Allora, in questa scuola stiamo sperimentando la potenzialità della propoli. Nel laboratorio e nel nostro istituto abbiamo eseguito un'esperimentazione sulla propoli.
Abbiamo fatto un'estrazione della propoli al 10% con alcol etilico al 95%. Abbiamo agitato per 3 o 4 giorni la miscela per comunque favorire l'estrazione. Poi dopo 20-30 giorni abbiamo filtrato la miscela ed essendo un po' amara abbiamo aggiunto del miele per renderla più dolce. Con la sostanza filtrata abbiamo preparato antinfiammatori orali sia a gocce che a spray. C'è da dire comunque che quelli a spray sono meno consigliati perché contengono un'elevata percentuale di alcol, mentre quelli a gocce costituiscono un buon antinfiammatorio e si consigliano più o meno 10 gocce per 3 o 4 giorni. Quindi praticamente, correggimi se sbaglio, cioè voi all'interno del laboratorio fate quello che poi noi troviamo fuori, no? Giusto? Sì. Nelle farmacie piuttosto che comunque all'interno di altri locali di vendita, diciamo, sì. Giusto? Sì. Ok, e da quanto tempo vi occupate di questa cosa? Cioè quanto vi porta meglio via, quanto tempo vi porta via stare all'interno del laboratorio e occuparvi di queste sperimentazioni? Più o meno 4-5 ore. 4-5 ore in settimana. E tutto questo lo fate con quale delle professoresse? Con la professoressa Giorno. Con la professoressa Giorno. È sempre lei, Edoardo è fantastica. Allora Mariana, io ti volevo chiedere un attimo. Dimmi. Di parlarci un momento solo dello sponsor, però prima volevo chiedere alla preside, è una cosa che avevo dimenticato di fare, visto che ho sentito parlare da ragazze anche della preparazione di questo propoli, allora penso per esempio ad un'applicazione alle scuole universitarie, non lo so, che sbocchi potrebbe avere un ragazzo che già studia alle superiori la composizione chimica del propoli, non so, farmacia ad esempio, chi viene in questa scuola ha un accesso a ogni tipo di facoltà universitaria, preside? Sì, chiaramente come per tutte le scuole anche questa dà l'accesso a tutte le tipologie di università, tutte le facoltà universitarie possono essere seguite dai ragazzi. Ovviamente gli indirizzi scientifici sono quelli più indicati per loro, per i ragazzi dell'ITI. Abbiamo indirizzi specifici che possono essere l'indirizzo di chimica all'università, farmacia o quant'altro. E teniamo sempre conto che loro possono lavorare direttamente anche nei laboratori, perché certo. Loro escono periti. Certo. E quindi possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro anche col titolo specifico che acquisiscono a scuola. E da quello che abbiamo sentito fanno degli esperimenti in laboratorio che poi corrispondono realmente a perché quello che si per produce. Perché c'è stata per un certo periodo la diversità di scuole di pensiero tra i licei veri e propri e invece gli istituti di avviamento sì. ad una professionalità. Però cioè, in effetti, visto che il mondo sta cambiando, insomma, bisogna prendere atto appunto, ma di in realtà c'è un bisogno notevolissimo di specifiche professionalità, certo. Perché sì. È vero che c'è bisogno dei laureati e io consiglio sempre quello ai ragazzi, cioè di proseguire negli studi ovviamente, però c'è bisogno anche di tanti operatori, assolutamente. Gli operatori tecnici sono necessari. Si possono necessari. Specializzare ulteriormente. Si specializza Mariana, ulteriormente. Ci parli di sì. questo sponsor che ci porta qui ad Acri? E sì, ci porta sì, anche... sì, 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 vi parlo di questo sponsor che ovviamente è la Compagnia Generali, nella fattispecie facciamo riferimento alla Agenzia Generali di Cosenza Tagliamento, quindi è lo sponsor che ci sta accompagnando nelle dirette che stiamo facendo su Acri piuttosto che comunque su altre zone di Cosenza e provincia, e quindi lo ringraziamo quindi ripeto l'Agenzia Generali Cosenza Tagliamento. E Edoardo, che dire, continuiamo avanti, andiamo sì, avanti. Ma no, diamo la linea un attimo allo studio, ci risentiremo tra qualche istante, abbiamo in linea diretta anche Maria Rosaria Gairo che saluto, ciao Maria Rosaria, ciao poco, Simona. Appuntamento ancora qui da Acri in questa bella scuola per parlare con i ragazzi delle loro peculiarità e della loro formazione. Grazie Maria Rosaria. Radioattiva. IVA 0984 40 19 40. L'esperienza che hanno fatto i ragazzi a Rimini e un po' più nello specifico che cos'è un drone. Ciao Eni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, un drone è un quadricottero che può essere fatto pure da 6 eliche o 8 eliche. In poche parole serve per volare, dove all'insopra possiamo trasportare un peso fino a 15 kg. Possiamo trasportare videocamere, fotocamere, per misurare la temperatura, i rilevamenti dell'aria, il vento, quando va e quando non va. È molto importante perché consuma di meno, invece di un elicottero normale consuma molto di meno e può fare un sacco di lavori, può stare in aria fino a 20-30 minuti, poi ritorna da solo e va con le batterie che fanno di 26 volt che durano all'incirca 20-25 minuti. Quanto è durata questa esperienza che avete fatto a Rimini? Allora, siamo stati 6 giorni,
tra cui abbiamo fatto di mattina il corso e pomeriggio facciamo pratiche di volo, che siamo andati sul campo volo con l'ingegnere Indrieri, ci ha portato lui, abbiamo visitato come sono fatti questi droni all'interno e all'esterno e ci hanno fatto fare le pratiche di volo. Ok, io Eni vicino a te vedo anche un tuo compagno, sì, collega che è Antonio. Antonio, buongiorno, tu invece cosa buongiorno ci racconti nello specifico di questa esperienza che avete fatto? Noi siamo andati sul campo di volo dove chiunque poteva pilotare questo drone. Sono stati sorteggiati dei compagni all'inizio e hanno fatto fare la prova. RLB Radioattiva. 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 Allora, siamo sempre qui in, naturalmente sul taxi che praticamente ha fatto irruzione all'Ipsia di Acri, dove abbiamo il nostro Edoardo Maruca, abbiamo la nostra Marianna Natale, naturalmente il presi degli insegnanti, i professori e gli alunni che ci stanno seguendo, e devo dire anche tanti tanti amici che hanno frequentato, che sono davvero curiosissimi di sentire cosa succede adesso, insomma dopo qualche anno. Io credo di averli già nuovamente in collegamento. Mi sentite? Sì. Ci siete? Perfetto, sì. Vi lascio la parola. Sì, ci siamo. Eccoci, ci siamo. Eccoci. Allora, siamo ancora una volta collegati da questa bellissima scuola. C'è in questo caso il personale docente, ci sono i ragazzi che abbiamo conosciuto, abbiamo avuto modo di conoscere bene questa scuola e soprattutto le peculiarità dei vari corsi di formazione. Prima di concludere e salutare anche il preside e anche gli altri professori, volevo parlare bene di questo progetto che prenderà forma già dal prossimo anno scolastico, cioè l'Istituto Alberghiero. Io so bene quanto la nostra regione ha, e meglio ancora dovrebbe avere sempre di più, richiesta di questo tipo di professionalizzazione. Naturalmente le persone pensano ci sono i ragazzi formati, non ci sono gli alberghi, però io mi auguro che col passare del tempo, insomma, questa cosa ce ne saranno tanti. Potrà anche essere risolta. Insomma, sicuramente un istituto alberghiero non ce ne sono moltissimi. Io credo che le persone di questa zona che debbano andare all'alberghiero fino a questo momento si spostano su Cosenza e su Castrovillari. Questo invece per non adesso accadrà più da qui a poco, come ci spiega il preside, giusto? Sì, sarà un bel servizio per Acri e per il circondario, perché poi Acri fa riferimento a un circondario molto esteso. Beh, siete una grande cittadina, sicuramente. Sì. E poi è collocata anche in una zona, come dire, territorialmente molto particolare, perché cominciamo a essere nella Presile, allora può essere appunto di riferimento. E quindi questo vuol dire che il prossimo anno, per esempio, quando il prossimo anno scolastico, quando verremo in questa scuola, troveremo, immagino. Sì, ci faranno trovare i piatti tipici, Edoardo. Poi proviamo assolutamente. Saranno, perché poi dopo all'interno dell'alberghiero, non voglio sbagliare, ci sono più specializzazioni anche, c'è il ramo della cucina piuttosto che della sala. Ecco, la professoressa Bianco. La professoressa Giorno è fantastica, Edoardo, cioè incredibile. Sì. E, vedremo di variegare il nostro percorso scolastico. Sull'alberghiero ci puntiamo molto perché è una novità per Acri, ma è molto legato al territorio, perché ci sono tradizioni da curare e c'è anche da dare un servizio. Tanti ragazzi di Acri vanno all'alberghiero, appunto, certo. Ragazzi di Acri e dintorni si recano poi nelle zone turistiche magari del nord per... Sì, e quindi si professano cuochi, chef, assolutamente. Poi oggi è una professione questa che va veramente tantissimo, va veramente tanto. È giusto dare spazio a chi effettivamente vuole progredire all'interno di questo settore. Sì, e abbiamo tanti operatori di Acri che sono famosissimi nel mondo, in Italia e in Europa. Ci sono dei ragazzi che hanno studiato, non ad Acri ovviamente, che hanno fatto l'alberghiero e che hanno dei percorsi importantissimi. Allora, qui ho anche il professor Intieri dell'ingegneria meccanica, al quale volevo chiedere. Io ricordo molti anni fa, adesso non so, probabilmente sarà cambiata, si usava nelle officine meccaniche, cos'era il tornio, si facevano i pistoni, i cilindri, si facevano queste cose. Sì, come no, ma certo. Ancora, non esistono più. In parte esistono ancora, noi infatti abbiamo comprato con i FERS 2 anni fa un tornio nuovo a controllo digitale degli assi e una fresa nuova che nessuna scuola della Calabria ce l'ha, ce l'abbiamo solo noi. E qui sotto magari un'altra volta lo facciamo anche vedere. Quindi certo, i ragazzi nostri ancora lavorano al tornio, certamente con torni di nuova generazione ovviamente. Perché comunque c'è un'applicazione. Certo, perché intanto nei programmi ministeriali è ancora previsto sia l'utilizzo del tornio che delle frese, va bene, per la lavorazione dei pezzi meccanici, e quindi sono ancora richieste, sono molto richiesti i ragazzi che escono, sia per la manutenzione di queste macchine, ma anche per l'utilizzo di queste macchine.
E c'è richiesta lavorativa, che lei sappia, professore, per quanto riguarda sì, ahimè, però al nord, perché da noi purtroppo l'industria meccanica è quella che è, insomma. C'è giusto lì qualche meccanico per la manutenzione. Sì, questo sì. Questo è bene. Questo qui purtroppo è un discorso ricorrente che non coinvolge solamente l'industriale, ma un po' tutte le branche di studio. Bene, io sono arrivato al termine di questo collegamento e vi ringrazio. Un saluto alla preside che ci ha accolti, devo dire. Grazie preside. Ma il grazie a voi, grazie a RLB. Assolutamente, grazie a voi, siete stati cordialissimi. È stata una sorpresa, una novità, un nuovo modo di presentarci, di porci, ma poi abbiamo conosciuto delle persone splendide. E grazie, è reciproco, assolutamente. E hanno saputo essere tranquilli a nostro agio, non è la cosa più semplice del mondo, noi non siamo abituati a comunicare in radio, sia io, i professori e i ragazzi. È una bellissima esperienza. Bene, e grazie meglio per l'opportunità che ci date, ovviamente. Grazie a voi, grazie a voi. È un messaggio importante, è un veicolo importantissimo per uscire, perché noi vogliamo uscire dal recinto della scuola. Assolutamente, e noi diamo voce a tutto questo. Di andare fuori. E voi ci aiutate tantissimo. Grazie, grazie. Grazie alla professoressa Bianca. Giorno. Grazie Marianna, RLB Radioattiva. Grazie a tutti. Grazie. Ci vediamo alla prossima settimana. Grazie. Maria Rosaria, a te la linea. Grazie. Ciao.